siamo ancora nel salottino di Globus Television per questa terza giornata a Cambio Vita qui a Etna Fiere. Qui con me c'è Tommaso Cannata, che è un maestro panificatore che appena si è esibito in un show cooking. Insomma, cosa hai preparato? Allora, oggi abbiamo fatto lo spaccio del lievito madre. Ci abbiamo fatto altro che donare ai presenti il lievito madre, che appartiene alla mia famiglia, che da tre generazioni, diciamo, vive nella nostra azienda. Tu fai delle preparazioni gourmet, cioè dei pani gourmet a tutti gli effetti. Io da circa 10 anni ho riscoperto il nostro passato, cioè non contento di quello che mi davano i commercianti di farine, perché la farina che ci sono nei sacchetti non ha etichetta, non si sa da dove arriva, quando è stata macinata, insomma c'erano un sacco di, diciamo, incognite. Allora mi ricordavo che da piccolo si parlava del granaio d'Italia, allora mi sono messo in moto, sono andato a trovare nei campi gli agricoltori e ho cercato di capire il perché questo granaio d'Italia. Ho scoperto che gli agricoltori non coltivavano più i grani antichi, che sono oltre 50, solo perché diciamo hanno problematiche di coltivazione, sono poco redditizi, però è il nostro tesoro, cioè noi abbiamo tanti tesori, fra cui i grani antichi, che produrre dei prodotti con grani antichi, diciamo, significa cambiare il modo di mangiare, vivere meglio, perché realmente hanno delle sostanze organolettiche che le farine raffinate proprio se ne sognano. Infatti nella tua boutique, cioè non hai un panificio ma una boutique, cosa offri ai tuoi consumatori? Naturalmente prodotti di alta qualità, naturalmente si chiama boutique perché proprio dà il senso che chi viene da me deve volere, diciamo, il meglio, perché noi tutte le materie prime passano, diciamo, sotto le mani di mio figlio, di mia moglie che collabora con me, diciamo, perché noi siamo molto attenti. Io non compro più la farina, io compro, vado, semino il grano, mi piace andare quando viene raccolto e lo do al mio mulino di riferimento, che è il mulino Drago di Castelvetrano, e me lo faccio macinare, o compro solo esclusivamente da aziende biologiche, diciamo, siciliane. Fortunatamente da un anno a questa parte sono socio fondatore di un'associazione che si chiama Simenza, che raggruppa tutto il mondo del biologico siciliano, perché devo dire in Sicilia c'erano tante aziende che lavorano bene, piccole aziende che lavorano bene. Per dirvi, l'ultima, circa 6 mesi fa, ho conosciuto un'azienda di Niscemi che fa carciofi, io in 4 mesi avrò venduto, non lo so, 3.000-4.000 carciofi, ma per dire, perché hanno un prodotto di altissima eccellenza. Cioè, per dire, noi in Sicilia non ci manca niente. Non ci manca niente perché abbiamo i migliori grani, abbiamo l'habitat naturale che è unico. Se noi siamo l'1% della biodiversità del mondo, 25% della biodiversità europea, cioè noi siamo nel mappamondo un fico di grano, ci sarà un perché. Noi dobbiamo essere bravi a riprenderci il nostro passato, e questo è importante, perché noi dobbiamo dare ai nostri clienti, diciamo, il know-how che abbiamo, lo dobbiamo divulgare, dobbiamo dare qualità, perché mangiare di qualità significa stare bene, vivere meglio. Grazie Tommaso Cannata, grazie cari amici, alla prossima intervista, a dopo.